suonare la campanella per 12 bambini fuggiti dall'inferno ucraino e ospitati a San Lazzaro di Savena, un piccolo comune alle porte di Bologna. Per loro era a tutti gli effetti il primo giorno di scuola, ma era un po' un primo giorno di scuola anche per i loro compagni di questo territorio, che li hanno accolti con una danza dell'accoglienza e che non vedono l'ora di aiutarli, di assisterli e soprattutto di fare amicizia. Sperano di ritrovare un po' di quella normalità perduta a causa dei bombardamenti e di un lungo viaggio della speranza intrapreso, fra l'altro, senza la famiglia al completo. Siamo già riusciti a fare l'inserimento scolastico di 12 bimbi di età comprese tra i 6 e i 10 anni nelle nostre scuole primarie. 7 classi che ospitano 12 bimbi. Al fianco dei 12 nuovi alunni, compresi fratelli e sorelle inseriti nella stessa classe per ovvie ragioni, ci saranno inoltre delle mediatrici ucraine che li aiuteranno a superare l'iniziale barriera linguistica. Perché riteniamo che la prima vera cura che possiamo fornire a questi bimbi che hanno una sofferenza negli occhi sia quella di metterli a contatto con i loro coetanei e di dare loro l'opportunità di crescita, di gioco e di svago. Siamo consapevoli che sarà un percorso lungo e non sempre semplice, ma la speranza passa anche da qua. Intanto anche a Bologna città ci si prepara per strutturare l'accoglienza all'interno delle scuole dell'obbligo.